Perché pagare un parcheggio, tra l'altro non custodito, per gli ospedali che da luogo di sofferenza e di cura in questo caso vengono paragonati alla stregua di un luna park o di una sagra? È la provocazione che rilancia il dottor Enzo Gallo, ex primario del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, che mette sotto accusa il business dei parcheggi a pagamento negli ospedali, strutture che sono punto di riferimento obbligatorio per i malati, per chi deve assistere un proprio congiunto o vegliare il caro estinto, e visto che ci si reca solo e soltanto per bisogno, per queste ragioni dovrebbe essere gratuito. Noi abbiamo una realtà, a volte parlando con amici sindaci, faccio una domanda a volte semplice: perché paghiamo il parcheggio? Mi guardano con aria esterrefatta. Io ritengo che la camorra perlomeno te la guarda la macchina, cioè ti dice: vedi, se mi paghi io sto qui a guardarti la macchina. Qui andiamo in ospedale, faccio riferimento, dove ho pagato per l'ospedale, per costruirlo, vado per parcheggiare, devo pagare, e la prima cosa che mi dice il parcheggiatore, anzi non me lo dice, c'è un parcheggio, guarda che è incustodito. Allora chiede: ma che sto pagando io? L'ho riferito ad alcuni sindaci, amministratori, mi dicono che penso troppo in là. No, io non lo so. Perché io pago il parcheggio sotto casa? Me la guardi la macchina, me la custodisci? No, guarda che non è custodita, allora perché ti pago?